tutti ragazzi, sicuramente su Instagram vi siete accorti che sto parlando un po' di MyPad, è un'applicazione per il cellulare che sicuramente avrete capito serve per gestire e partecipare a tornei, in questo caso su FIFA, però poi verrà ampliata ad altri giochi. Allora, come funziona il tutto? Praticamente MyPad è appunto un'applicazione dove ci si accede con le nostre credenziali. Abbiamo la possibilità quindi di accedere a determinati campionati, eventi che possono essere saltuari, ci sono tante ovviamente tipologie di competizioni. Come funziona? Noi ci possiamo iscrivere appunto a delle ladder, quindi dei campionati dove andare a sfidare le persone. Una volta che noi andiamo, accediamo a questi campionati, si possono raccogliere delle monete in game che possono essere spendibili per l'accesso a eventuali tornei con dei premi in palio. Ovviamente se non possiamo sia raccogliere queste monete che comunque scambiarle con moneta in game. Ovviamente andiamo a vedere però il tutto. Prima follow al canale YouTube, facciamo un hands on di questa applicazione, poi stasera la useremo perché c'è un torneo, quindi mi sono iscritto ovviamente, e andiamo appunto a testarla. Eccoci qua, allora questo qui ovviamente è BlueStacks, quindi sto usando il simulatore su PC per farvi vedere come funziona, poi l'applicazione è ovviamente per i cellulari. MyPad. Accediamo, ho già fatto l'accesso, praticamente la prima schermata vi chiederà di inserire il nome utente e password, vi dovete iscrivere. A me l'ha già messo perché ovviamente sono registrato, no? Quindi sono dentro. Questa è la prima schermata, praticamente nella home vediamo fissati in alto gli eventi organizzati dagli sviluppatori. Quindi come vedete stasera dalle 18, quindi domenica 6 dalle 18, ci sarà un evento con un montepremi in palio di 2200 FIFA points. In questo momento siamo iscritti in 15, è un torneo a punti. Se entriamo in questa modalità, in questa schermata, andiamo a vedere il regolamento, come funziona, che cos'è. Allora, FIFA è il gioco del torneo, viene ovviamente messo FIFA, perché vabbè, in questo momento stiamo testando questo, però verrà aperta, diciamo, a tantissimi altri giochi. Il tipo di console, quanto costa l'iscrizione, 2GP. Nel momento in cui ci iscriviamo all'applicazione dobbiamo avere, se non ricordo male, 5GP. Se però poi si può utilizzare il referral code, che poi vi metto il mio, avete dei GP in regalo. Quindi, data di iscrizione, 15 su 32, data di chiusura, tipologia di campionato, cioè insomma, sono tante le opzioni che si possono andare a leggere in questo momento, quindi massimo 4 partite. Cosa vuol dire questa formula? Praticamente noi abbiamo questa classifica di giocatori, noi ci nell'arco di tempo dalle 18 alle 20, 24, quindi alle 0000, noi entriamo nell'applicazione, c'è la funzione di cercare la partita, adesso ve la faccio vedere, venite accoppiati a un giocatore che anche lui sta cercando la partita, ci si mette d'accordo poi tramite comunque la parte di supporto che c'è, oppure si aggiunge direttamente al PSN il nick che si utilizza come fase di iscrizione e da lì ci si mette d'accordo per la partita, ovviamente sempre facendo attenzione al regolamento che viene proposto qui. Ovvio che se avete qualche dubbio c'è la funzione di supporto, c'è sempre il moderatore che vi dà una mano, però nel caso io vi consiglio sempre di contattare l'avversario e fare due chiacchiere con lui, anche perché questi tornei sono belli anche per fare tanto gruppo. Senti, a me piace un sacco questo tipo di attività, no? Assolutamente. Ok, qui vi fa un piccolo stavo morendo, ragazzi. Dicevo, qui vi fa un po' un riassunto di quello che è. Vinci più partite possibili. E quindi bisogna farne 4, appunto, questa sera. E chi ne vince di più si porta a casa i premi. Verranno premiati i primi 3, questo in questo caso qui. Perfetto. Ovviamente io ho selezionato nel mio account la piattaforma PS5, quindi l'applicazione mi filtra effettivamente gli eventi per PS5. Se vogliamo andare a vedere gli eventi per PS4 bisogna andare a cambiare la parte del nostro profilo dove andiamo a fare filtri per piattaforma. Quindi bisogna andare nel profilo qua in alto, qui abbiamo tutte le varie impostazioni, vedete che ci sono tutte le varie incontri, eccetera, tutto il nostro storico. Andiamo nelle impostazioni, supporto serve per chiedere appunto aiuto ai ragazzi del supporto, quindi impostazioni,
Beh, questa è la mia mail, le solite cose, ragazzi, cioè non è che la mia mail la conoscete tutto, tutti. Quindi, come funziona però? Se io volessi andare a cambiare la piattaforma, configurazione utente, vedete che qui la piattaforma mi chiede PS5, PS4? Perfetto. Scegliamo la piattaforma. Scegliamo poi il tipo di gioco, che in questo momento è FIFA. E noi facciamo continua. Io lascio PS5 perché ovviamente gioco su PS5. Chi ha PS4 in questo momento andrà a prendere su PS4 e sul gioco che vuole. Attenzione, ovvio che voi, come dicevo prima, essendo in beta, siamo ancora in questa fase qui. Nel senso, attenzione, perché in questo momento non vede Xbox, ma arriverà il supporto anche per Xbox, arriverà il supporto per PC, arriverà per tutto. Essendo in beta, lo dirò un sacco di volte in questo video, ovvio che le cose cambieranno molto molto in fretta, sia a livello di piattaforme che di giochi. Stasera ovviamente ci sarà appunto il torneo su PS5, ma anche su PS4, quindi attenzione perché si potrà partecipare chi ha PS5, chi ha PS4. Intanto qui mi arrivano i ringraziamenti di storia, eccetera, ma va bene così. Questo qui è un torneo che viene fatto a iscrizione, spendendo dei golden point. Qui costa, allora, vedi che io ne sono tre praticamente, eccoli qua, li faccio vedere perché ne ho spesi due. Experience point, road to golden point. Questo qui è tutta la parte dove si può andare a raccogliere punti esperienza e poi convertirli in golden point. Come funziona? Partite, vedete sotto qui c'è tornei, partite, ottieni GP. Allora, ottieni GP. Siamo in fase beta, quindi qui ho ricevuto una mail con il referral code, lo può inserire qua dentro. Dopo vi metto anche il mio, così lo vedete. Ve lo metto anche in descrizione sotto sul video. Allora, partite, è lo storico delle partite. Qui abbiamo fatto un po' di test in qualche settimana fa. Non ho fatto tantissimo perché era un torneo di test. Tornei, questa è la parte dove ci sono i vari tornei organizzati. Divisioni è la parte di tornei gratuita, quindi si entra, è sempre disponibile, si fa, cioè, ovviamente c'è il regolamento, c'è tutte le informazioni che vi ho fatto vedere prima, e qui si fa quello che vi raccontavo prima. Gioca ora. Gioca ora come funziona? Vedete che in questo momento l'applicazione sta cercando un avversario. In questo momento, allora, quest'ora del mattino non penso di trovarmi, però ci sta. Poi dipende anche da quanta gente è collegata. Se ci fosse un giocatore, in questo caso che anche lui ha premuto il tasto e sta cercando l'avversario, allora il gioco ci matcha e ci dà le informazioni l'uno con l'altro in maniera da poterci aggiungere sul PSN in questo caso. Ovvio che l'applicazione funziona in background, quindi se voi la lasciate attiva, e lasciate attiva la ricerca, leggete bene sopra. La ricerca continuerà anche fino a 15 minuti. Quindi lasciate l'applicazione, la fate partire, aspettate, fate altro nel frattempo. Se il gioco vi matcha, vi arriva la notifica, quindi si può andare proprio tranquilli a utilizzare questa funzione senza rimanere così sul telefonino. Perfetto. A quest'ora ovviamente, ragazzi, troppo presto. Vabbè, ci sta. In questo caso, poi stasera probabilmente mi metto in diretta a farlo, sì, sicuramente mi metterò in diretta e quindi lo facciamo tutti insieme. Cosa succede? Da qui poi, vincendo partite, eccetera, si può raccogliere appunto del golden point per andare appunto ad affrontare i vari tornei. Torniamo un attimo indietro. Ah, poi in alto divisione bronzo, ovviamente sì, sai, divisioni, questi qua sono i moltiplicatori, insomma, ci sono tante belle feature da esplorare. Poi questo è proprio il primo hands-on che sto facendo di presentazione, di dimostrazione. Allora, poi tornei satellite. In questo momento non ce ne sono disponibili perché ovviamente siamo in fase di beta testing, però anche in questo caso ti iscrivi e prendi un ticket per accedere a un torneo premium, che sono quelli master praticamente sotto. Quindi anche qui, ovviamente, una volta che è praticamente il torneo, la funzione è sempre simile per tutti, cambia ovviamente la tipologia di modalità. Le divisioni sono gratuite, satellite dipende da che tipo di eventi ci sono, tornei master invece è praticamente quello a cui vi ho fatto vedere al primo giro. Costa l'entrata 2 GP,
cioè sono dei montepremi, 2200 FIFA points in quel caso qui, e basta, è quello che vi ho spiegato praticamente prima. L'utilizzo è sempre lo stesso. Per fare la, in questo momento non si può giocare a questo torneo perché ovviamente verrà aperto questa sera alle 18 e durerà fino alle a mezzanotte. Perfetto, tutto qua, vi ho spiegato tutto quello che dovevo. L'applicazione si chiama MyPad, la trovate sia su iOS che Android e quindi è già pubblica, praticamente potete già scaricarla. Se poi voleste, Discord ho aperto a caso completamente, se poi invece voleste andare a riscattare dei GP, soprattutto nella funzione adesso che vi ho fatto vedere di ottieni GP con il codice promozionale, vi faccio vedere il mio codice che avevo sotto mano in questo momento e invece ho il PC me l'ha nascosto. Un secondo che vado a prenderlo, eccolo qui. Mamma mia, che giro incredibile che devo fare. Dai che l'ho messi. Allora, eccolo qua. Eccolo qua. E lo sposto. Questo qua è il mio referral code. Quindi, quando andate a inserire questo codice in fase di beta, oppure quando andrete ad acquistare delle monete in game, questo codice vi permetterà di avere delle monete in regalo. Perfetto, vi ho dato tutto. Poi il codice lo metto in descrizione, ragazzi, così almeno siamo a posto. Perfetto, penso di avervi detto più o meno tutto sulla primo. Questo è un first look, mettiamola così, proprio quando scrivevo sui vari siti per recensioni eccetera, c'era proprio il first look, l'hands-on. Questo è il first look, è la presentazione di questa applicazione molto molto interessante, che ripeto in questo momento vedete solo FIFA 22, ma ovviamente diventerà più ampia una volta che ci saranno più giochi. In questa siamo per fase di beta testing. Perfetto ragazzi, torniamo in regia. Ovvio che, come vi dicevo prima, adesso è il torneo di stasera, è PS5 FIFA 22. Ovvio che ci sarà proprio la possibilità di andare a giocare su tutte le piattaforme, su diversi giochi che verranno proposti, eccetera. In fase di beta testing ovviamente bisogna fare appunto dei test e quindi vediamo come girerà. Ragazzi, vi ho detto tutto, praticamente vi ho raccontato tutto. Se avete qualche domanda fatemela pure nei commenti, sarò comunque felice di rispondervi io, o nel caso vi segnalo la cosa agli sviluppatori, così vediamo ovviamente di panare qualche dubbio. E come al solito, follow al canale YouTube, mi piace il video, ci vediamo. Anzi, se qualcuno stasera vuole partecipare, abbiamo ancora un sacco di, abbiamo 15 posti se non ricordo male, siamo a 15 iscritti, sono 32 17 posti, quindi se volete partecipare siamo comunque molto felici di sfidarci. PS5 appunto, come ragazzi vi ho detto prima, e basta, ci vediamo al prossimo filmato. Mi raccomando, provate MyPad perché ragazzi è molto molto interessante, secondo me vedremo cose molto molto belle. Ciao a tutti ragazzi.